Ti ricordo di usare Alexi come supporta un creatore nello shop di Fortnite. Grazie per il supporto e buona visione. Benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi andremo a vedere come attivare l'autenticazione a due fattori, il 2FA. Praticamente a cosa serve questa autenticazione? Serve per fare le maggior parte di cose su Fortnite, ovvero serve per partecipare ai tornei di Fortnite e serve anche per regalare le skin. E comunque è una sicurezza in più per quanto riguarda il vostro account quando accedete. Iniziamo a vedere come si fa. Cercate su Google Epic Games, fate Home Epic Games, andate su Fortnite. In questo caso io sono già loggato, ma facciamo ad esempio esci. Perfetto, andiamo su Fortnite, esplora, e qua ci apre il sito di Epic Games Fortnite. A questo punto andiamo in alto a destra, dove c'è scritto accedi. Ovviamente la lingua qua potete scegliere quello che volete. Fate accedi, giochi già a Fortnite, sì, e qua scegliete il vostro dispositivo. Vi apparirà questa pagina e fate accedi con Epic Games, oppure accedete con gli altri metodi. Io faccio accedi con Epic Games e qua mettete la vostra password e il vostro indirizzo email. Mi raccomando, l'indirizzo email serve per l'autenticazione a due fattori, per cui vi ricordatevi la password anche del vostro indirizzo email. Una volta che abbiamo fatto l'accesso ci compare qua il nome. Adesso bisogna andare su account e qua ci compaiono tutte le informazioni del nostro account, ma non è questa la schermata che ci interessa. Qui abbiamo anche tutte le altre cose. Ci interessa a noi la schermata password e sicurezza. Schiacciamo su password e sicurezza. Qua potete cambiare la vostra password. Andiamo giù, autenticazione a due fattori. Può essere utilizzata a proteggere il tuo account da accessi non autorizzati tramite la richiesta di un codice supplementare in fase di registrazione. Quindi ci sono tre diverse autenticazioni a due fattori. Abbiamo l'App Authenticator, praticamente usando un'App Authenticator. Qua ci sono le app che servono per l'autenticazione a due fattori e praticamente dovrai inserire il codice fornito dall'app. Poi abbiamo autenticazione via SMS, praticamente quando eseguirai l'accesso ti verrà richiesto il codice di sicurezza che ti inviano tramite SMS. Praticamente quando accedi, se hai l'app Authenticator, devi accedere all'app Authenticator e ti verrà dato il codice da inserire. Poi quando una volta fatto l'accesso, se fai autenticazione via SMS invece, praticamente quando fai l'accesso ti verrà mandato un codice sul tuo telefono tramite SMS e dovrai inserirlo quando farai l'accesso. Poi c'è l'autenticazione email, quella che ho attivato. Praticamente quando fai l'accesso ti verrà inviato un'email con il codice d'accesso quando effettui l'accesso con il tuo account. Quindi praticamente potete scegliere tre autenticazioni due fattori tramite l'app, ci sono varie app, poi tramite SMS, praticamente utilizzi il tuo telefono per fare l'autenticazione a due fattori, ti verrà inviato un codice tramite SMS che poi dovrai inserire. Poi c'è anche l'email, ti verrà inviata un'email, quindi dovete accedere alla vostra email, ti verrà inviata un'email con il codice d'accesso da inserire. Comunque questo era come attivare l'autenticazione a due fattori. Spero che questo video ti sia piaciuto e mi raccomando iscriviti al canale per restare sempre aggiornato su Fortnite. Lascia un bel mi piace per supportarmi, commenti e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzuoli!